Eccoci qua ritrovati. Ragazzi, come di consueto, una volta terminata la fase a gironi dell'Europa League, torna grande protagonista l'Urna di Via Nicolodi. Ieri abbiamo effettuato la simulazione del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Vi ricordo l'appuntamento lunedì a partire dalle ore 12 con la live reaction per seguire in mia compagnia gli accoppiamenti da neon degli ottavi di finale di Champions League. Vi ricordo l'appuntamento a partire dalle ore 13 per seguire gli accoppiamenti dei playoff di Europa League, Roma e Juventus, grandi protagoniste, e poi a partire dalle ore 14 live reaction per seguire gli accoppiamenti, il sorteggio dei playoff di Europa Conference League con Fiorentina e Lazio, grandi protagoniste. Seguirà la simulazione del sorteggio dei playoff di Europa Conference League, ma questa mattina intanto effettuiamo la simulazione del sorteggio dei playoff di Europa League. Come detto, la Roma di José Mourinho, testa di serie del sorteggio di Neon, del sorteggio anche di Via Nicolodi. Ragazzi, eccola qua, l'urna casalinga con le teste di serie, con la Roma, come detto, testa di serie nel sorteggio. Non teste di serie in seconda fascia, ecco, la seconda fascia dell'urna di Via Nicolodi. Ragazzi, possiamo iniziare un piccolo riepilogo. Le squadre, ovviamente, non ci possono essere i derby tra squadre della stessa nazione, quindi in poche parole Roma e Juventus non possono affrontarsi. Questo è l'unico criterio presente all'interno dell'urna di Neon. Un piccolo riepilogo, teste di serie. Le seconde classificate all'interno degli otto gruppi di Europa League: PSV Eindhoven, Rennes, Roma, Union Berlino, Manchester United, Midland, Nantes e Monaco. Invece, in seconda fascia, le terze classificate in Champions League: Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona, Sporting Lisbona, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Siviglia e Juventus. Ci siamo! Allora, ultima mischiata, ragazzi. Possiamo iniziare con questa simulazione del sorteggio dei playoff di Europa League. La prima squadra estratta: Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk, che quindi non ha nessuna restrizione, può pescare tutte le avversarie presenti all'interno della prima fascia. E andiamo, vediamo, Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk contro Roma. Un confronto non inedito in campo europeo. Shakhtar Donetsk, Roma. Andiamo con il secondo accoppiamento. Ajax. Allora, l'Ajax non può pescare il PSV Eindhoven, quindi bisogna togliere dal sorteggio il PSV Eindhoven. Ok, PSV Eindhoven e andiamo con il secondo accoppiamento a decretare l'avversaria dell'Ajax. Sarà il Manchester United, rivincita della finale del 2017, se non sbaglio. Ajax, Manchester United.
Quindi la Juventus evita i Red Devils, evita il passato Cristiano Ronaldo. Il Siviglia, una delle squadre grandi favorite per la competizione, visto il passato. Non ci sono spagnole, quindi non ci sono restrizioni. Siviglia. Il Siviglia contro i francesi del Rennes. Siviglia-Rennes. Proseguiamo. Il Barcellona, una delle grandi favorite per il successo in Europa League. Lo scorso anno si fermò ai quarti di finale con i campioni poi dell'Eintracht Francoforte. Barcellona PSV Eindhoven. Una sfida che ricorda il passato. Siamo a metà dell'opera, del sorteggio. Juventus. Attenzione. Juventus. Juventus contro Nantes. Quindi impegno transalpino. Juventus contro Nantes. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen che non può pescare, attenzione, l'Union Berlino. Quindi il Bayer Leverkusen può affrontare il Monaco e il Midland, non l'Union Berlino. Quindi togliamo dal sorteggio l'Union Berlino, quindi due possibilità per la formazione tedesca. Midland, Bayer Leverkusen, Midland. Ancora due accoppiamenti da decretare. Sporting Lisbona. Non ci sono portoghesi, quindi non ci sono limitazioni. Sporting Lisbona contro Monaco. E l'ultimo accoppiamento per terminare il sorteggio. Salisburgo contro Union Berlino. Riepilogo del sorteggio, della simulazione di via Aurelio Nicolodi. Shakhtar Donetsk contro Roma, Ajax, Manchester United, Siviglia contro Rennes, Barcellona, PSV Eindhoven, Juventus, Nantes, Bayer Leverkusen contro Midland, Sporting Lisbona contro Monaco ed infine Salisburgo contro Union Berlino. Tra pochi minuti inizierà anche la simulazione del sorteggio dei playoff di Europa Conference League con due italiane grandi protagoniste, la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Lazio di Maurizio Sarri. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!